Ciao ragazzi, sono Fabrizio Murgia, il batterista dei Breaking Down. In questo video volevo parlarvi dei materiali che si utilizzano durante la fabbricazione della batteria. Allora, una cosa importantissima è questa. Sarà sempre e comunque il vostro orecchio il miglior arbitro quando scegliete che tipo di suono volete da una batteria. Il discorso è questo: voi quando vi innamorate di una batteria, come tutte le cose, il primo impatto visivo, vedete una batteria e dice che meraviglia, la voglio, ma dietro a quell'impatto visivo c'è anche un impatto sonoro. Quindi l'importanza di sapere prima il tipo di legno con cui è fabbricata o il tipo di materiale con cui è fabbricata la batteria vi dà già un vantaggio su quello che poi vi aspettate quando andate lì a suonare. Quindi ho diviso questo video per la prima volta in due parti, perché siccome i materiali con cui sono costruite le batterie sono un miliardo, in questo video inizierò a parlare di quello più conosciuto, che è il legno. Quindi parlerò dei vari tipi di legno e quali sono le caratteristiche naturali di quel legno. Questo cosa significa? Caratteristiche naturali. Intendo che se voi prendete un fusto della stessa misura di questi tipi di legno e ci piazzate sopra lo stesso tipo di meccanica e lo stesso tipo di pelle, sentirete questi tipi di risultati diversi. Quindi l'idea è questa. Il suono di cui parlo io è il suono naturale, cioè della caratteristica intrinseca del legno, ok? Allora, siccome, come dicevo, i legni sono tantissimi e in questo periodo, visto che abbiamo una tecnologia che ci permette di lavorare un sacco di tipi di legno, le batterie le stanno proprio costruendo in un sacco di tipi di legno che hanno caratteristiche tonali e di lavorazione differenti. Allora, partiamo col più famoso di tutti, l'acero. L'acero lo trovate anche con la dicitura maple. Le caratteristiche dell'acero sono quelle che un po' accontentano tutti, nel senso che ha un discreto attacco, ha un suono molto molto caldo, molto ricco di armonici, che è una cosa che è molto favorevole per utilizzarlo in un sacco di contesti. Trovate jazzisti con la batteria in acero, trovate metallari con la batteria in acero, quindi è molto versatile come il legno. Dopodiché passiamo a quello più conosciuto negli ambienti di registrazione, negli ambienti dove c'è bisogno di un suono molto secco, molto controllato e con pochi armonici, la betulla. La betulla la trovate anche con la definizione inglese birch. Allora, il discorso è questo: ha una caratteristica molto chiara, cioè significa che un fusto in betulla suona già con degli armonici molto in alto, quindi ha un suono che è riconoscibile subito, molto definito, e ha anche questa caratteristica particolare di essere molto controllato. Un suono molto controllato è un suono che in certi ambienti, ripeto, come la registrazione, come il live in ambienti molto piccoli, è l'ideale. Infatti, vi faccio un esempio: la famosissima serie della Yamaha, la 9000, era costruita in betulla, praticamente era quasi uno standard negli studi di registrazione, perché aveva quel suono lì molto particolare, molto definito, aveva bisogno di poche correzioni in post-produzione. Quindi. Dopodiché il mogano, lo trovate con la dicitura mahogany, è stato chiamato per un periodo l'acero scuro, cioè ha tutte le caratteristiche dell'acero, quindi l'attacco, la presenza di armonici, però con una gamma di toni bassi molto accentuata. Quindi se avete bisogno di un drum set potente, dove non vi interessa avere le frequenze alte molto presenti, ma ripeto, molto basse, quindi ideale per chi fa un certo tipo di rock anni 70, oppure per chi fa un certo tipo di metal dove i fusti devono essere molto voluminosi, dove deve essere presente il suono, il mogano è l'ideale. Dopodiché, un altro legno che è utilizzato molto in studi di registrazione, ma anche in contesti piccoli, è la quercia. La quercia la trovate con la dicitura oak. Ok, una cosa bella della quercia è questa:
ha un suono contenuto. Cosa significa contenuto? Nessun tipo di armonico prevale sull'altro. Quindi cosa significa? In un contesto dove voi suonate in un club, è come che abbiate una batteria in acero che suona poco. Quindi è l'ideale. Non sto dicendo che la quercia suona poco, sto dicendo che suona meno rispetto all'acero. Ok? È molto importante. Nessuno di questi legni suona più o meno. Però, come dicevo, la caratteristica intrinseca della quercia è quella di avere meno volume, meno armonici rispetto a un acero. Ok, adesso vi parlo di legni che sono un pochettino, che si utilizzano dagli anni 90 in poi, quindi che sono un pochettino più giovani come tipo di processo industriale, come tipo di utilizzo nella fabbricazione di strumenti musicali. Allora, nel nostro caso partiamo dal bubinga. Il bubinga è un legno che adesso sta prendendo molto piede perché ha delle caratteristiche incredibili. Ad esempio, ha pochissimo volume, quindi suona ancora meno della quercia, però questo volume è perfetto, è controllato naturalmente a tutti gli armonici bilanciati, e questa è una meraviglia. Se voi suonate in un piccolo club, se suonate in uno stadio, se suonate in uno studio anche, è una meraviglia. Suona comunque abbastanza in maniera abbondante, cioè significa che il volume non è alto, però il suono è comunque bello presente. L'unica cosa brutta, tra virgolette, del bubinga è che pesa tantissimo, è un legno pesantissimo, quindi per chi fa molte date, chi muove spesso il set, lo sente rispetto a un acero oppure a una quercia. Allora, voglio parlare di questo altro legno che io ho sempre sentito nominare come l'acero economico. Questo legno è il Tiglio. Io direi acero economico anche no, nel senso che le batterie in Tiglio suonano benissimo. È che certe volte si tende a prendere uno standard, cioè la batteria è in acero, tutto il resto è più o meno. Invece vi invito ancora, esplorate tutti i legni possibili, ovviamente dove potete, andate nei negozi a suonarli, chiacchierate con degli amici che hanno batteria in materiale diverso dal vostro, così vi accorgete. L'ultimo di cui voglio parlarvi è il frassino. Allora, il frassino andava molto di moda negli anni 80, poi per un periodo è stato abbandonato e è stato ripreso adesso. Una cosa bella del frassino è che aveva il suono secchissimo, cioè praticamente presente ma poverissimo di armonici. Questo però lo rende molto potente. Molte batterie dei rockers anni 80, anni 90 erano fatte in frassino, erano una bomba. Allora, ci sono tanti altri legni con la quale sono fatte le batterie, il pioppo, il venghè, ce ne sono tanti. Io vi ho indicato quelli che sono più presenti nelle produzioni internazionali. Ad esempio, noi avevamo un periodo in Italia, facevamo le batterie in ulivo oppure in ciliegio. Sono tutti legni che hanno caratteristiche particolari. Quelli che vi ho elencato sono quelli che trovate quasi sempre nella produzione in un catalogo di batterie, diciamo, della grande produzione. Quindi adesso vi siete fatti insieme a me un'idea di come suonano i legni. Nel prossimo video parlerò degli altri tipi di materiali, che sono il metallo oppure materiali sintetici, perché anche quello è un bel mondo ed è pieno di sfumature incredibili. Quindi io, come al solito, vi ringrazio di avermi seguito anche in questo video. Se avete bisogno di qualsiasi chiarimento, scrivetemelo qua sotto, scrivetemelo nei commenti su Facebook. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, suonate a manetta.